Ciao amici, bentornati sui Fatti e le Opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Proseguiamo la nostra giornata di Serie B, la seconda partita in programma seguita da me oggi era la sfida Vicenza-Pisa. Vinto il Pisa, vinto per 3-1, abbiamo una capolista che va a 12 punti, risponde quindi al Brescia che ha pareggiato ieri e all'Ascoli che è stata fermata dal Benevento. C'è tutto il grande Pisa di questo inizio di stagione in questa partita, una partita che è stata complicata più del previsto perché il Vicenza, reduce da una settimana molto complessa con anche Di Carlo che è arrivato a un passo dall'esonero, ha giocato una partita tosta, gagliarda, ha messo in difficoltà la squadra nerazzurra, soprattutto nel corso di un primo tempo nel quale il Pisa è apparso un pochino meno brillante rispetto alle ultime ottime prestazioni, sia quella contro l'Alessandria rispetto anche a settimana scorsa il bel successo contro la Ternana. Vicenza che ha trovato anche il gol del vantaggio, attorno al 30° con un colpo di testa di Proia. Su un angolo, su un lato di su un cross di Brusca Gin. Però il Pisa ha reagito, subito, grande occasione per Touré e poi lo stesso Touré che ha trovato il gol del pareggio prima della pausa, quindi molto importante recuperare una partita in cui si era sotto andando alla pausa. La rimonta si è poi completata nel corso del secondo tempo, nel quale c'è stato anche un altro momento thrilling quando il Vicenza aveva trovato un altro gol del vantaggio. Il minuto era il 62, una grande botta di fuori da fuori di Ranocchia che con un tiro a giro aveva superato Nicola su tiro imprendibile, però in questo caso c'era un fuorigioco anche piuttosto evidente, in realtà di Lanzafame non visto dall'assistente durante la dinamica del gioco. In questo è un caso, è stata una situazione nella quale il VAR ha fatto invece bene il proprio dovere, la rete è stata annullata correttamente da Massa. Lì il Pisa ha fatto il capolavoro di questa partita, prima di tutto le sostituzioni, perché tutti i giocatori subentrati sono risultati poi essere decisivi. Già i titolari non se l'erano cavata male, ma in questo caso i subentrati sono stati veramente fondamentali. Birindelli, Sibili, lo stesso Naggi che ha giocato bene pur non rimanendo in nessuna azione dei gol, e poi soprattutto Masucci e Mastino che hanno combinato per il gol bellissimo nel recupero. Il gol del 2-1 mancato per il Vicenza ha un po' fatto calare la formazione veneta, che comunque si è anche un po' spenta la distanza. Il Pisa mi aveva dato l'impressione di poter vincere questa partita, ma ha fatto la cosa migliore, ha aspettato la gara, non l'ha aggredita, non ha rischiato. A parte questa occasione non ci sono grandissime situazioni pericolose da parte del Vicenza. Il Pisa mano a mano ha portato un po' più in avanti il suo baricentro e ha poi trovato il gol vittoria. Il gol vittoria all'80° in un'azione nella quale il Pisa già stava premendo, il Vicenza era stato bravo a recuperare il pallone e a metterlo in fallo laterale, una rimessa battuta troppo veloce, una palla persa, Pisa velocissimo a riprendere il gioco, a recuperare la palla, Berguato al cross, Grandi respinge, sulla ribattuta si avventa Birindelli che ti spara un missile assoluto e insacca la rete del 2-1. Il gol che distrugge le possibilità del Vicenza che ha solo un'altra occasione subito dopo quando la palla viene rimessa in gioco, ma anche quella in ogni caso respinta da Nicolas e comunque poi vanificata da una posizione di fuorigioco. E poi, come dicevamo, c'è il 3-1 realizzato nei minuti di recupero con una bellissima azione nella quale Sibili ha recuperato la palla sulla fascia, l'ha messa al centro dove Masucci ha fatto un cross perfetto su quale Mastino di tacco, addirittura l'immagine di copertina del nostro video ha trovato la rete del 3-1. Un Pisa veramente splendido, una vera squadra, un vero gruppo, la forza anche della panchina, perché come detto i giocatori subentrati hanno di fatto chiuso la partita. Una squadra organizzata molto bene in difesa che concede poco agli avversari. Una squadra tattica, una squadra matura, un gran centrocampo. Questo innesto di Naggi che oggi ha giocato una mezz'oretta e non ha ancora potuto fare tantissimo, ma sarà sicuramente un innesto di qualità. Davanti Luca ha combattuto anche oggi tenendo su la palla, lottando da solo. Ecco, forse magari è stato delle volte fin troppo solo. C'è stata anche una situazione come Nicola si è battuto un rinvio nel quale Luca era da solo contro 5 difensori del Vicenza. Ecco, queste azioni magari sono un po' troppe, però mi è piaciuto molto. È un gran Pisa e adesso attenzione perché primo posto, 12 punti, 10 reti fatte, 2 subite, però ora un tris di partite veramente importante, soprattutto in questo triade di incontri in 10 giorni, il Monza nel turno infrasettimanale, la trasferta a Parma settimana prossima e poi una sfida anche contro la Regina a completare questo tour de force importante per il Pisa. Il Vicenza invece non mi è dispiaciuto, ha detto di questa settimana complicata che avevo avuto, è una squadra sicuramente viva, è una squadra che ci ha provato,
chiaramente in questo momento è una squadra anche un po' forse sfiduciata, gli è nato anche qualcosa di storto in questa gara perché la rete del 2-1 annullata, piuttosto che l'infortunio di Brusca Gin, comunque che è dovuto uscire, che stava giocando piuttosto bene. È una squadra che è un po' calata anche la distanza da un punto di vista fisico. È 19esima, 0 punti, 2 gol fatti, 8 subiti. Le prossime partite molto importanti: la Spal, la Cremonese in casa e poi una partita contro il Pordenone, altra squadra che prima che cominci la propria partita contro il Cittadella sta a 0 punti. Però un Vicenza che non ho visto così male in questa giornata, ma il Pisa ha strameritato il successo. Veniamo alle pagelle. Per il Vicenza, portiere Grandi, voto 6, difesa Di Pardo 5,5, qualche incertezza. Non ha curato bene Touré sui gol. Dalla fascia sinistra del Pisa sono venute sempre delle iniziative molto pericolose. 5,5 a Cappelletti, 6 a Pasini, un po' meglio. 6,5 a Brusca Gin, che ha giocato una buona partita, protagonista anche l'occasione del gol dell'1-0 del Vicenza. A centrocampo 6 a Pontisso, 6 Rigoni, 7 a Ranocchia, il migliore del Vicenza. Ottimo giocatore, giovane, scuola Juve. Il bel gol annullato, ma una buonissima prestazione per lui. Proia 6,5, il gol per l'ex del Cittadella e una partita gagliarda, specie nel primo tempo. Davanti Del Monte 6, Meggiorini 5,5, l'ho trovato un po' avulso dal gioco, ha fatto molta fatica. I subentrati, Zonta una prestazione normale, Giacomelli come sempre molto combattivo ma anche troppo nervoso. Lanzafame si è fatto male, è dovuto uscire o comunque aveva un risentimento muscolare e protagonista di quella palla persa che ha portato al gol di Birindelli. Per il Pisa 7 a Nicolas, grande prestazione di sicurezza del portiere. 6 a Hermansson, di Islandese una prestazione un po' bloccata, meglio Birindelli, voto 7 quando è subentrato. 6,5 a Caracciolo, 7 a Leverba. Leverba è un giocatore che mi piace tantissimo di questa coppia di centrali che sta lavorando molto molto bene. 6,5 a Beruatto, mezzo punto in meno per essersi perso troppo facilmente Proia sul gol dell'1-0, ma poi una spinta, un'ottima partita. Come detto, bene il centrocampo, 7 a Touré e 7 a Marin, eccellente prestazione del rumeno. 6,5 a De Vitis e poi bene Nagy quando è subentrato, per quanto appunto non del tutto ancora a Parigi. 6,5 a Gucker, 5,5 Marsura che ho visto meno bene di altre prestazioni, 6 a Luca che ha combattuto alla grande e poi molto bene Mastinu, Masucci, Sibili, tutti quando sono entrati hanno fatto benissimo il gol di Masudi. Mastinu, andatelo a vedere che è veramente straordinario. Ha arbitrato Massa, anche lui al ritorno come Giacomelli, 32 falli, 19 a 13, 7 cartellini gialli, un buon controllo della partita, voto 7 per lui. Telecronaca, ho visto la partita su Sky di Favia, voto 6 e mezzo, un po' didascalico, tantissime informazioni, ma anche commenti, anche fin troppo. Delle volte è bello magari qualche momento anche di silenzio durante la telecronaca, se non sta accadendo niente, però una telecronaca più che sufficiente. Grazie ragazzi, iscrivetevi al canale, vi aspetto, like per il canale, campanella per essere avvisati dei prossimi contenuti. Per oggi è tutto con la Serie B, per il calcio ci vediamo più tardi perché assisteremo alla partita Salernitana contro Atalanta. Grazie a tutti, un bacione e ciao da Lox.